abbiamo parlato tantissimo, siamo arrivati a questo evento, a questo bel momento, siamo a Pistoia, ospiti di Vannucci Piante presso la Nursery Campus per questo evento organizzato da Confesercenti, il Business Market Day. Sono con i rappresentanti di Confesercenti, Stefano Giachetti, buongiorno. Buongiorno, e la nostra Maila Bettaccini. Buongiorno. Allora, invitiamo, cerchiamo di far capire un po' di cosa si tratta, Stefano. Business Market Day Toscana anno 2016 si incentra principalmente sulla funzione business to business, ovvero l'incontro fra domanda e offerta, ovvero le aziende incontrano le imprese, quest'ultime sia esse microimprese che medio imprese, e quindi si dà un aspetto, diciamo, innovativo oltre nell'ambito dell'organizzazione aver, diciamo, messo insieme per la prima volta più territori, quindi sotto Confesercenti, con la collaborazione di Confesercenti Pistoia, Confesercenti Firenze, Prato e Lucca, e logicamente anche territori da essi rappresentati. Ok, io ti ringrazio, ringrazio, se non vuole aggiungere qualcosa Maila. No, tutto. Ha detto tutto Stefano. Bene, allora che dire, con la nostra telecamera non ci rimane che andare a vedere dentro, andare a... Possiamo? Certo, abbiamo l'autorizzazione dagli amici di Confesercenti e andiamo dentro a fare vedere anche voi cosa accade. Andiamo, andiamo, venite anche voi. Con Federica Fratoni, assessore al termarismo e all'ambiente della regione toscana, qui al BM Day. Una battuta, Federica. Beh, soprattutto sono qui come esponente, come rappresentante anche del territorio, per esprimere tutto l'orgoglio di ospitare qui a Pistoia, al Campus Vannucci, un evento di così grande rilievo e anche di così grandi aspettative per le aziende. Certamente un'occasione d'incontro importante. Oggi sappiamo che il matching, così lo chiamano, è lo strumento fondamentale per un incontro domanda-offerta che consente alle nostre aziende di aggredire le opportunità, e soprattutto un'iniziativa nel segno dell'innovazione, che credo sia la grande ricetta per una ripresa e poi una crescita per il futuro. Augurio che veramente faccio a tutti gli operatori che sono oggi presenti. Ovviamente la regione toscana, io non sono l'assessore al ramo, l'assessore Scioffo, però grande attenzione anche nel piano regionale di sviluppo alle aziende, alle piccole e medie imprese. Beh, credo che occasioni come queste stiano assolutamente nella filosofia che questa giunta regionale sta perseguendo anche per i prossimi 4 anni a venire. Con Laura Politi, responsabile di Web Aptitude, un'agenzia di comunicazione ed eventi, a Business Market Day. La vostra presenza qui a questo evento? Vabbè, siamo qua per approfondire delle conoscenze sul territorio, perché anche se siamo abbastanza radicate non conosciamo certo tutte le aziende che gravitano intorno alla nostra provincia, quindi è un'occasione per conoscere altre aziende, altri partners, e poi collaboriamo da tanto tempo con Confesercenti, quindi questo è quello che rappresenta la nostra presenza qua. Business Market Day, insomma il giorno, no, del mercato, degli affari, domanda, offerta. Elga Bracale, assessore alle attività produttive del comune di Montecatini Terme. Sì, io sono qui per visionare quello che è la domanda, vedere un attimino com'è la domanda e l'offerta di queste ditte che si propongono alle aziende per avere un contatto diretto e per poter illustrare quelli che sono i loro prodotti. Quindi è interessante, no? Questo nuovo metodo, che poi non è neanche così nuovissimo, ma insomma questo modo di proporre. Ma è un modo nuovo perché in una giornata si riescono a incontrare diverse aziende che possono appunto fornire delle notizie sui prodotti che possono essere utilizzati all'interno delle imprese.
e quindi sono importanti perché possono significare anche dei risparmi e quindi un contatto diretto di più aziende che incontri in un momento specifico è molto importante. Goti Arredamenti di Monsumano Terme, abbiamo Massimo Goti qui, un'azienda con l'arredamento su misura anche per la casa, ma soprattutto al BM Day siete per? Siamo per promuovere e far conoscere ancora di più le nostre possibilità di arredamento per gli ambienti commerciali, ristoranti, bar e hotellerie, perché comunque la nostra produzione su misura da oltre 45 anni accompagna questo tipo di arredamento. Riccardo Bruzzani, direttore di Confesercenti, mi sembra che anche se è un po' presto, che siamo nemmeno a metà mattinata, ma si può già dire che è soddisfacente perché vedo un bel movimento di visitatori a questo BM Day. Sì, senz'altro, soddisfacente anche per l'interesse che ha suscitato negli operatori, ma anche nelle istituzioni, le presenze erano tante, insomma, di qualità, abbiamo piacere, li ringraziamo. Per quanto riguarda le aziende, noi auspichiamo che ci sia una maggiore presenza anche nel pomeriggio, speriamo. Abbiamo rassicurazioni che verranno operatori. L'obiettivo è quello di riuscire a far vedere alle aziende che la Confesercenti si impegna perché si consolidino, perché usino nuove tecnologie, innovazioni, perché abbiano la possibilità di avere rapporti con fornitori. Insomma, in un momento difficile dell'economia, noi stiamo dando una mano in questo senso. Tina Nuti, assessore alle attività produttive, anche alla cultura, ma oggi in particolare ci importa questa delega qui al Business Market Day. Direi che quella delle attività produttive è proprio la delega giusta, nel senso che qua sono rappresentate le eccellenze del territorio e non solo, perché la bravura di Confesercenti è stata quella di guardare ben più oltre. E in questo dialogo tra quelle che sono le eccellenze territoriali e quelle che sono le competenze, la ricerca, l'innovazione di un territorio più ampio, si va proprio a innestare il tema di Pistoia, capitale della cultura 2017, perché fare artigianato, fare produzione di qualità è sicuramente un modo nuovo, un modo che guarda in avanti per una cultura che non può sicuramente chiudere dentro uno spazio così eccellente come questo del campus, ma va oltre tutti i confini della nostra città e della nostra provincia. Oggi abbiamo incontrato anche l'assessora Alessandra De Paola, assessora al turismo del comune di Montecatini Terme. Quindi quanto può essere importante un evento di questo tipo, che ha più un sapore commerciale, però quanto può essere legato anche a Montecatini o al turismo? Ma molto, perché il commerciale, l'aspetto commerciale di questo B2B è legato anche a una parte digitale, di comunicazione digitale, che in questo momento per il settore alberghiero è fondamentale, quasi più dell'arredamento, nel senso che un albergo che in questo momento non si comunica o non si mette in rete purtroppo è tagliato fuori dal commercio, cioè dalle compravendite non solo nazionali ma anche internazionali. E quindi è molto importante per gli albergatori poter avere un'esperienza di questo genere, venire, vedere, avere contatto con i fornitori che ci sono, che sono anche molto validi per quello che ho potuto vedere. È veramente importante perché l'immagine dell'albergo in rete in questo momento vale più di qualsiasi altra cosa.
P&G Store a Monsummano Terme, sono insieme a Giuseppe, una delle due G. Esatto, l'altro è Girolamo e mio fratello. Allora, qui al Business Market Day naturalmente avete tante cose, abbiamo anche noi visitato la vostra azienda, ma oggi soprattutto a chi vi rivolgete? Ma noi diciamo che il nostro pubblico spazia dall'A alla Z, nel senso che serviamo le aziende, serviamo le attività commerciali, serviamo tutto quello che è il mondo del lavoro, serviamo tutte le coppe e le ipercoppe in Toscana. Serviamo anche il Vannucci che ci ospita in questa giornata, quindi i nostri consumatori sono veramente tutto quello che è il lavoro può essere un nostro cliente. Un'altra eccellenza della Val di Nievole, anzi della provincia di Pistoia, è l'Ademo, l'azienda Ademo, qui con me ho Davide Cecchi, anche lui presente al BM Day. Sì, salve, buongiorno, siamo presenti qui al BM Day, rappresentiamo chiaramente la nostra struttura, siamo da 25 anni sul territorio, ci occupiamo di informatica a 360 gradi, qui in questa occasione esponiamo quello che sono i nostri core business, quindi il fatto di poter dare alle aziende, agli studi, il multifunzioni a noleggio con un discorso di page pack, quindi vuol dire di costo copia per poter abbattere costi aziendali e soprattutto l'ultima novità che abbiamo da un anno, il fatto che siamo diventati distributori a livello regionale di un prodotto che sono le stampanti che stampano il bianco, quindi sia per il mondo carta, quindi per tutto quello che riguarda il cartaceo, sia per il mondo delle personalizzazioni, dall'abbigliamento alla stampa che possa avvenire sul vetro, su alluminio, su plexiglass e su tutto il resto. Con Angela Bartoletti, assessora al turismo e in questo caso ancora più specifico alle attività produttive, al Business Market Day, assessore di Monsummano Terme. Sì, devo dire è una bellissima iniziativa, ha avuto un grande successo già l'anno scorso, ripetuta quest'anno da Confesercenti e direi in maniera ancora più ristrutturata. È un modo per far conoscere le aziende di vario tipo, le attività ricettive turistiche. Credo sia un sistema che si deve un pochino aprire perché ogni nostra impresa ha bisogno di avere delle persone che gli siano a fianco in un momento così particolare, quindi l'innovazione, la competitività è un modo per essere nei vari mercati assolutamente competitivi. Alessandro di Anser Chimica, siamo un po' curiosi di capire, dato che siamo già da un po' qui negli stand, cosa la clientela, la domanda chiede all'offerta, di cosa sono più, cosa chiedono questi clienti? Allora, intanto abbiamo due linee di produzione di detergenti, uno per il settore Horeca e l'altro per il settore dell'automobile, autolavaggi, officine, carrozzerie e quant'altro. E cosa chiedono? Essendo produttori ci chiedono le caratteristiche specifiche dei nostri prodotti che appunto produciamo in conto proprio. Insieme a Laura Focchi, responsabile dell'area innovazione di Confesercenti, qui siamo proprio nello stand più interessante, che rappresenta proprio la tecnologia, l'innovazione. Che ci racconta? Sì, abbiamo voluto raccogliere in uno spazio anche abbastanza ristretto, ma comunque significativo, 10 produttori di tecnologia, nazionale e internazionale, proprio per dare la possibilità a tutti i visitatori, quindi tutti gli operatori del settore, di conoscere da vicino la tecnologia, che non è una cosa così lontana o complessa o costosa, ma qualcosa di veramente fattibile e integrabile nelle realtà di tutti i giorni.
un'altra eccellenza toscana del settore. Siamo con Alfram Forniture Alberghiere e non solo, siamo con il titolare Marraccini. Mi sembra una bella opportunità questa occasione del Business Market Day. Sì, è un'ottima opportunità che viene data alle medie e piccole aziende del nostro territorio per conoscersi fra di loro e per cominciare anche a fare del business interno al territorio. Infatti già nella mattinata io ho avuto occasione con altri colleghi di altri settori e di altre aziende di potersi misurare sulle problematiche del settore e non solo, e anche di poter fare uno scambio di opinioni e di merci che magari aziende anche di Monsummano che io non conoscevo, e ci siamo potuti conoscere e portare avanti dei progetti, iniziare a parlare dei progetti futuri assieme per poter aggredire dei mercati che magari da soli non ci si potrebbe nemmeno riuscire. Nico Gronchi, presidente regionale di Confesercenti qui a BM Day, motivo d'orgoglio di questo evento mi sembra, presidente. Assolutamente sì, intanto abbiamo messo insieme più strutture provinciali facendolo diventare un evento di carattere quasi regionale, perché si rivolge ad un pubblico che ovviamente ha a che fare con una regione che dal punto di vista turistico, commerciale è un tutt'uno e si pone al mondo con le sue grandi eccellenze, lo è Pistoia, lo è Firenze, sono le città della Toscana. È un appuntamento in cui mettiamo insieme, e l'obiettivo di fondo è davvero importante, le aziende. Aziende che riescono a trovare in questo appuntamento in tutto il giorno una utilità reciproca, perché ci sono aziende che riescono a raccontare i loro prodotti in termini di innovazione, in termini di servizi, e aziende nostre associate che trovano utilità perché riescono ad avere a che fare con fornitori diretti di prodotti e servizi che gli possono essere utili nello svolgimento della loro attività. È un evento B2B, un evento che coinvolge direttamente le aziende che vogliono innalzare a livelli massimi la qualità dell'incontro fra domande e offerta di fornitori di servizi. È una bellissima esperienza, siamo al secondo appuntamento, Pistoia è tra l'altro una location ideale, il luogo è bellissimo, io credo che da oggi possiamo ambire a far diventare questo tipo di appuntamento una tappa fissa in cui si crea valore fra le aziende, e questa è la grande scommessa con la quale si può far ripartire anche il sistema delle imprese della Toscana. Proprio da qui abbiamo iniziato il nostro speciale Business Market Day Toscana e siamo alla Nursery Campus di Vannucci Piante a Pistoia. Vi abbiamo presentato molte aziende in tecnologia, ma aziende anche che si occupano d'altro, come avete potuto vedere. È venuto fuori molto interessante lo scambio anche tra le stesse aziende, ma anche tra quelli che venivano qua a vedere tra domanda e offerta, insomma. Quindi una bella esperienza, una bella iniziativa di Confesercenti Toscana. Quindi che dire, vi diamo già appuntamento all'anno prossimo. Ciao a tutti da Pistoia. Some on top of the world.